fratelli e sorelle, sono molto felice che oggi siamo insieme a questo sabato, a questo giorno dedicato alla nostra Madre Santissima. Ho voluto proprio fermarmi a Schio perché affidando a Maria in questo tempo, periodo, quando ricordiamo i nostri defunti, l'unica grande speranza che lei ci viene all'aiuto, a noi viventi e anche a noi nostri cari fratelli e sorelle defunti. Per questo, con tutto cuore, voglio ricordare i defunti vostri. Sono qui scritti su questi fogli, su questo foglio, questi defunti che l'avete messo, che proprio lo ricordo, ma anche mio papà. Improvvisamente, allora senza più genitori, mamma 10 anni fa, Barbara, per Vladimiro 2 settimane fa. Quando ero a Medjugorje, in quel giorno 31 ottobre, dopo l'adorazione nella chiesa di San Giacomo, così era adorazione per me bellissima. Mi ricordo con i sacerdoti, eravamo tutti uniti durante l'adorazione, la chiesa piena, a me venuta l'idea e la volontà in quell'adorazione era essere un'ora, tutta ora in ginocchio, anche se i preti si sono seduti dietro, anche la gente, perché un'ora in ginocchio, ma mi veniva qualcosa, sta in ginocchio. Ero felicissimo. E quando sono tornato a casa, ho avuto la chiamata di mio cognato, e disse in quel momento il papà si è messo a dormire e ha respirato solo 3 volte, così l'abbiamo sentito e lo stanno rianimando, era già ambulanza a casa. Sapete che cose? Mi sono inginocchiato avendo in mano le reliquie, San Giovanni Paolo e San Charbel, avevo in mano chiedendo intercedete. Ma se così la volontà di Dio, l'accetto. Ma non è semplice. Come tanti di voi l'avete perso, i vostri cari. Accettare la morte, il staccamento, che non lo vedi più su questa terra, non è una cosa semplice. Di quella ferita non si guarisca mai. Un po', diciamo, c'è il sollievo dopo gli anni, ma c'è sempre dentro di noi una nostalgia e anche speranza dell'incontro. È quello che la Madre Celeste ci può donare. Incontro con loro, ma più grande incontro con loro è tramite la Santa Messa. Qui sei venuta per me. Vieni anche per i nostri cari fratelli, sorelle, defunti in purgatorio oggi a portarli davanti a Gesù. Ricordiamoci i nostri peccati. Il cielo è giusto ai tuoi occhi per giungere alla fonte dell'eterna bellezza e del santo amore per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Prima tutte le cose, quella notte che era metà del suo rapido corso, il creato fu modellato di nuovo nella propria natura come prima, obbedendo ai tuoi comandi, perché i tuoi figli fossero preservati sani e salvi, che la tua mano proteggeva, passarono con tutto il popolo, contemplando meravigliosi prodigi. Alleluia.
Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. Carissimi, soprattutto voi membri di questa comunità, associazione qui a Schio, che mi avete dato possibilità di celebrare la Santa Messa nel vostro cenacolo della Regina dell'Amore. La Regina dell'Amore, sì, perché è la Madonna. Solo questo ha portato dall'inizio su questa terra di quell'amore immenso, l'amore verso Dio e l'amore verso ciascuno di noi, quell'amore che così tanto abbiamo bisogno. L'uomo può avere tanto e non avere niente, ma se gli manca l'amore è veramente povero, e possiamo dire povero perché non lo ama nessuno, perché se è stato tradito dai suoi amici che sembravano amici veri, perché è stato tradito da quelli che ha affidato la vita, e tante volte l'amore tradito nel matrimonio, l'amore tradito è una ferita ancora quella più che fa male di più. E per questo la Madonna viene e disse: io sono regina dell'amore. Ma quell'amore è giusto, giusto, quell'amore vero, l'amore basato su umiltà. Se non c'è umiltà, nella persona non è capace amare. La persona senza umiltà ama, ma quell'amore deve perfezionare. Quella umiltà che ci insegna Maria. Per questo dice: prendi da me, perché l'amore è basato su quella umiltà, quale è la base anche di capacità per donare, di capacità da una persona. Senza umiltà non c'è possibilità di perdono. Se due persone si amano e non c'è l'umiltà reciproca, sempre quell'amore è ferito. Il perdono è certamente vero, è difficile, difficile nell'atto, che la misura dell'amore è proprio perdono. Più ami, più sei capace a perdonare. Per la vita consacrata, i missionari, preghiamo per i malati e sofferenti, quelli che abbiamo nel cuore. Gesù, ti prego di toccare i loro cuori e guarirla. Preghiamo per i nostri cari defunti, per mia mamma Barbara e papà Vladimiro, per i vostri defunti cari, che adesso che l'abbiamo presentato Gesù. O Maria, accompagnali tutti davanti il Signore. Preghiamo per i bisognosi, poveri, che sono in questa internazionale giornata della povertà in piazza San Pietro, che sono arrivati in quella piazza, pregare insieme.
Preghiamo per tutta la comunità vostra qui, per ogni membro, per ogni persona che è passata a questo luogo, che di nuovo nel cuore di ogni fratello e sorella di questa comunità si risveglia l'amore giusto. Preghiamo per noi qui presenti, nostre intenzioni che l'abbiamo portata. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Consacrata al tuo nome, o Signore, ci purifichi e ci rinnovi, perché camminando sulla via della bellezza insieme con Maria progrediamo nella esperienza dello Spirito. Misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli tutti i Santi, con San Massimiliano Maria Colbe, con San Giovanni Paolo II, San Charbel, Santa Faustina. Che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Pensavo così, vengo da Maria con il mio cuore sofferente, ma che siete qui tutti insieme, ma certamente il mio desiderio è sicuramente vengo qui per 8 dicembre, per Immacolata, voglio venire proprio a questo luogo, partecipare a qualche santa messa, perché ci sarò dopo ritiro in Polonia, perché primo 2-3 dicembre inizio dell'Avvento, predicherò a Częstochowa, ma voglio tutti voi affidare all'inizio dell'Avvento, primo dicembre, alle ore 5 pomeriggio, quando presiedo la messa, alle 5 pomeriggio, primo dicembre, davanti al quadro della Madonna a Częstochowa, avrò la Santa Messa, vi affiderò
come oggi, in questa celebrazione, tutti voi, all'inizio di questo avvento. Questo seguite, siete tutti, e mi auguro per me in paradiso. Ha capito? Ma resto che uno dice questo, l'altro, no. State attenti perché il demonio oggi troppo sta girando con la sua coda per allontanare, per staccare, per prendere dubbi, per stare proprio nella confusione. Voi seguite la via, quella del vostro cuore. E so che voi lo sapete bene come. Riceviamo la benedizione, ma poi voglio dire che qui ci sono le persone che forse non avevano il mio libro,